beh, cioè, per esempio, io sono molto curioso di vedere la Juventus, che succederà, no? No, ragazzi, è arrivata una notizia. Che succede? No, non mi dire che è quella lì. Sì. Attenzione, aspettate le pazienze in ritardo. Io non ho nessuna conferma. No, ragazzi, allora, questa è una regola che voglio mettere in questa community. Lo so, state mettendo tutte delle cose. Io non ho ancora una conferma ufficiale, ma è su Sinisa, amici. Adesso vediamo un attimo. Vabbè, intanto andiamo avanti, poi intanto ne parlo un attimo. Scusate, è un momento un po' così, ma siamo in diretta, come lo diciamo noi, siamo in diretta, quindi vediamo che. Intanto andiamo avanti con la nostra cosa e poi pensiamo Sì. perché non No, è. dicevo che sarebbe interessante, cioè è interessante vedere come reagirà la Juventus a tutto quello che è successo e insomma ha la voglia di ritornare ad essere protagonista nel campionato. Cioè, Sì, non c'è dubbio su è questo. davvero, no? È davvero un Ma momento secondo te complicato. tutta questa, diciamo, vicenda che prende la Juventus e il cambio è stato, diciamo, anche drammatico da un certo punto di vista per come è arrivato come tempistica. Secondo te può essere girato a vantaggio della squadra o no? Beh, se lo paragoni, diciamo, a tutte le crisi societarie che sono capitate sia nelle piccole che nelle grandi squadre, sì, no? La squadra si stringe attorno all'allenatore, dice noi, no, a noi non interessa quello che è successo, però la Juve non è che ha una proprietà che va in difficoltà, no? Quindi Scusate, io intanto faccio i miei controlli, sì, eh. vai, vai, Fabio. Mi sento perché Era un comunque. sogno condurre una partita. Adesso Luca e io possiamo condurre una Bravo, partita. potete fare quello che volete. Intanto io do un attimo, controllo un attimo questa Sì, notizia perché no, lo so, sì, però è devo dirti la comunicato della verità. famiglia di Sinisa Mianovic, quindi credo che purtroppo sia. È un problema continuare a parlare onestamente. Sì, in No, questo infatti momento. ragazzi, io Fabio ti chiedo scusa, ma. No, Ti è arrivata la conferma, Luca? no, 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 no. Però sapevo che la situazione era Anch'io lo sapevo, anch'io lo un sapevo. po' complicata. Non è ancora, non c'è ancora una conferma ufficiale, amici. Cioè, attenzione a dare le notizie. Io sono sempre attentissimo per questo. Sto aspettando anche su Io in Skype. questo, guarda Fabio, posso, fammi dire una cosa. Sì. Cioè, non capisco a volte L'accanimento. La fretta, la cosa, cioè, di Certo. parlare di queste cose, cioè, chi arriva prima, anche qui, anche in questo. Cioè, il giornalismo potrebbe a volte, agli uomini soprattutto, no? Il giornalismo è troppo, cioè gli uomini che fanno il giornalismo, ma potrebbero anche essere meno, preoccupati, no? Allora, ragazzi, stanno arrivando, è arrivata Perché? l'agenzia Sinisa. Ha pubblicato Questo anche. Allora io direi ragazzi che intanto Luca io capisco che giusto se vuoi fare un piccolo ricordo così solo per no, preferisco Fabio. lo capisco. Mi Non. dispiace Luca, ti saluto. Gli volevo È bene. bravo, lo so, gli volevamo tutti bene perché era comunque una persona speciale. Tu quanti anni ci hai giocato poi, Luca? Io un po'. Era un bel avversario, quello sì. Ti abbraccio Luca, ti rispetto e ti saluto. Ciao ragazzi, Ciao, scusate, ciao Luca. grazie. Ciao, Ciao ciao, Luca. ciao. Ragazzi, purtroppo io, ripeto, sto leggendo il Twitter dell'Ansa, ho letto il Twitter dell'Ansa e. No, siccome erano già capitate, no, No, sì, è arrivata notizie la conferma. sballate, È sì. arrivata a noi a Sky ancora non è uscita l'ultima ora perché voi sapete che come stavo cercando di fare qua, finché non controlliamo la notizia, diciamo personalmente,
siccome sono successe tante cose, infatti io quello ho dicevo. letto l'Ansa, ho dato solo per questo, perché ho letto l'Ansa, perché io non voglio mai dare queste cose. Io sto cercando di capire ancora, però sono i tweet sono arrivati. Mi auguro ancora, ho una speranza, però mi sembra che la stiano dando tutti. La stanno dando tutti. E volevo solo ricordare come ha lottato e il messaggio positivo che ha voluto dare Sinisa lavorando fino a quando ha avuto la forza di lavoro e fin quando gli è stato anche permesso, perché poi la situazione, però io capisco anche Bologna, era una situazione molto particolare, uno deve pensare anche all'andamento della società, dell'azienda, ma c'è poco da dire. Enrico, la chiudiamo un po' prima perché non possiamo parlare di pallone in questo momento. Solo il ricordo di un avversario Sinisa che era anche duro in certi momenti, ma è sempre stato una persona. Io ho avuto anche degli scontri con lui in passato, ma è sempre stata una persona che ti parlava di faccia, innanzitutto, e che aveva sempre il coraggio delle sue opinioni. E questi sono due elementi che io comunque in un uomo trovo che siano due elementi importantissimi e li rispetto sempre. Ma anche in campo, Fabio, anche in campo. Io me lo ricordo in una partita Napoli-Roma, lui gioca a un certo punto ha giocato anche a sinistra terzino e quella partita ci confrontammo e devo dire che la ricordo veramente, gliel'ho detto una volta, la ricordo veramente con piacere perché tutte e due le squadre non eravamo in un bel momento, era una partita cattiva, dura, però lui fu di una... mi menò parecchio, però fu molto molto corretto, devo dire. Ecco, una di quelle volte che finisci la partita e stringi la mano all'avversario veramente con rispetto e con stima. E poi, voglio dire, lui è stato sempre in questa maniera, sia da giocatore sia da allenatore. L'allenatore ci siamo divertiti a volte a parlare con lui finita la partita, perché era veramente sanguigno, no? Quindi era anche interessante ascoltarlo perché non le mandava a dire, cioè non era uno di quelli che si fermava a parlare, parlava con l'addetto stampa per sapere che cosa dire finita la partita. Secondo me era uno che si assumeva la responsabilità, no? E diceva, Sì. no? Io mi Ma era ricordo per esempio, anche rude nel modo di fare ogni tanto Sinisa, però sì. era il suo modo di fare, quindi andava rispettato. E io ripeto, non è che nella mia vita abbia condiviso tutte le idee di Sinisa, magari, però ho sempre rispettato il professionista, è un professionista Certo. serissimo, il giocatore era un giocatore, ricordiamo, straordinario Sinisa, è uno che ha iniziato da terzino, poi si è messo a giocare a centrocampo, poi si è messo a giocare libero. Che era una cosa. E Sì. E poi aveva un piede poi sinistro. ricordiamo che passerà la storia come giocatore con Signori, Baggio e Del Piero che hanno segnato il gol su punizione. E quindi è un momento molto triste. E adesso sto sentendo anche via messaggio Ivan, che ovviamente è il suo grande amico ed Chiaro. era distrutto. E amici, con questa mi dispiace, amici, però mi sento di chiuderla stavolta così. Ti saluto, Massimo, grazie di esserci stato perché mi sembra inutile in questi momenti, è un certo tempo Grazie, pesca. sì. Parlare di pallone è così, riposo in pace, Sinisa e niente. Un abbraccio alla Purtroppo, famiglia. purtroppo chiudiamo con un grande dispiacere. Un grande abbraccio alla famiglia. Grazie, Massimo. Ciao, ciao Fabio, ciao. Ciao, rimango ancora io un secondo con voi, ragazzi, non mi va neanche, voi lo capite, di far parlare i miei amici e i miei colleghi in questo momento difficile, perché sono momenti veramente, veramente complicati per tutti noi, perché poi capite, questo è un mondo in cui alla fine ci si conosce tutti, ovviamente ci si frequenta per anni e ci si vuole anche bene, perché poi il calcio alla fine lo dimostra la vostra passione. Il calcio è soprattutto sentimento, no? E in certi momenti, quindi, i sentimenti ovviamente prevalgono. Spero che venga ricordato nel giusto modo Sinisa, lo faremo anche noi naturalmente a Sky, lo faremo tutti. È vero che la commozione negli occhi di Luca ha detto tanto, lo ricorderemo anche al club domenica sera, che
chiudiamo purtroppo con questa notizia, si è spento Siniša Mihajlović a 53 anni, in seguito purtroppo alla sua malattia che ci aveva dato delle speranze e che invece poi se l'è portato via. Ciao amici, ci vediamo lunedì, parleremo della finale e scusatevi ancora, chiudiamo con qualche minuto di anticipo, ma mi sembra giusto così. Minchia.